alla luce delle cose, delle testimonianze che hai raccolto, delle domande che hai potuto fare, insomma, sono state decisioni sofferte, abbiamo visto anche l'impreparazione, anche tante cose che possono essere criticate, ma tu hai visto anche, come dire, un lato in queste interviste, mi ha colpito anche di, come dire, di difficoltà umana dei governatori, tutti quanti. Sì, sì, infatti nel libro, al di là della politica, quindi del confronto tra governo e governatori, dello scontro anche sulle ordinanze, sui DPCM, emerge questo lato umano che sottolineavi. Ci sono presidenti di regione che chiaramente sono stati colti non tanto impreparati, ma si sono trovati in prima linea senza gli strumenti per andare in guerra. Quindi ci sono. Ogni presidente di regione ha avuto una reazione diversa, ma chiaramente i racconti sono legati dalla sofferenza, sono storie di sofferenza. E quindi, scendendo nei dettagli, il presidente, ad esempio, del Veneto, Zaia, dice: noi abbiamo visto in faccia la morte, ci porteremo queste conseguenze anche nei prossimi mesi, andremo tutti in autoanalisi. Immaginate qual è la vita di un governatore che la mattina si ritrova a leggere un bollettino di guerra. Presidente della provincia di Trento, Fugatti, noi siamo come la Croce Rossa, ci svegliamo la mattina e ci chiediamo quanti morti ci saranno oggi. C'è il presidente della Sicilia, Musumeci, che sottolinea di aver commesso errori, mancanze, dice: saremo qui a parlarne anche per ore. Ma quale governatore, quale amministratore nel mondo occidentale ha fatto un corso speciale per gestire una pandemia del genere? Quindi anche il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, tornava a casa, si guardava allo specchio: ma che cosa mi sta capitando? Quindi c'è uno spaccato umano, una sofferenza, e attraverso gli occhi e quindi i racconti dei presidenti di regione noi ci ritroviamo noi stessi, perché siamo passati dalla fase sui balconi chiaramente, diciamo, ad omaggiare, a salutare l'impegno del personale sanitario, e poi in una seconda fase chiaramente è emersa anche quell'emergenza economica che in qualche modo ha soppiantato l'emergenza sanitaria. Però questo naturalmente, appunto, è un lato di cui tener conto, che però naturalmente non è, come dire, non è nemmeno nel libro, peraltro, l'idea di giustificare in nome del lato umano le responsabilità o gli errori commessi. Se tu dovessi dire l'errore più grande che hanno commesso le regioni complessivamente, i presidenti delle regioni? Ma intanto fare una differenza, ripeto, tra prima e seconda fase e quindi, diciamo, la terza, con il contrasto tra la rabbia e quindi l'ira per essersi ritrovati al fronte senza quegli strumenti di cui si lamenta, ad esempio, il presidente della Lombardia Fontana, e l'auspicio, la speranza, il vaccino day del 27 dicembre, quando si sembrava che, appunto, di vedere la luce in fondo al tunnel. Per quanto riguarda invece gli errori commessi, assolutamente una difficoltà nel gestire soprattutto, diciamo, la seconda fase. Quindi è il tema della seconda fase, che credo del resto sia anche il tema cruciale. Vado da Francesca Schianchi. Il tema della seconda fase è il resto.